la Renella. Qui un signore ci dava delle lezioni di vita. Anzi, forse delle lezioni lui e li vorrebbe dare ai politici. Cosa dovrebbe fare un politico vero che si interessa della città? Un politico deve fare che gira a quanto riguarda la sua città. Più che altro, perché dice che gli interessano dove loro sono nati. Girare per la borgata e vedere i problemi che ci sono in giro a quanto riguarda posti di lavoro che non ce n'è, lavoro che non ce n'è, i cristiani hanno a combattere sui soldi ambulante, lavorare ambulante, e vanno girando poi vigili, chi non si può campare più. Ma questi sono mai visti all'Arenella? Il sindaco è mai venuto all'Arenella? Sì. A mangiare solo. Non vi ha mai chiesto nulla? No, venire solo al ristorante a mangiare con i suoi gruppi di assemblea e se non sono andate via. Quindi lei si fida ancora dei politici? Io non mi fido mai, perché ha quei 10 anni, minimo 15 anni che non voto, perché siamo sempre là, qualche anno a chiana. Non fa niente no. Cosa vorremmo regalare a Palermo e che cosa vorremmo che migliorasse? Ma migliorasse un po' di tutto, nel senso che le cose vanno mal modo e lo sanno e purtroppo fanno finta di niente i signori. E purtroppo la situazione è quella che è e dobbiamo abbracciarlo. Ognuno si aggrappa su quello che potrebbe fare, cose lecite o non illecite, però... La vita è incombe a questo, la crisi ci aggrappiamo come meglio possiamo, tutto questo. Ma soprattutto se avessimo una bacchetta magica, che cosa risolveremo? Traffico, immondizia, lavoro? Un po' di tutto, il lavoro innanzitutto, cosa che manca, ognuno va facendo le cose più umili di quello che ci capita, non più di tanto. Questo offre la situazione. Quindi diciamo che il problema principale è quello, diamo lavoro e poi diventa più facile risolvere tutto. Indubbiamente, non è che è questo, principalmente il lavoro. Perfetto. E poi la rimanenza viene da sé, pian piano. Che cosa vorremmo per Palermo e che cosa ne pensa di questa città? È una bella città e vogliamo per il meglio per i nostri figli soprattutto. Ecco, cosa... Il lavoro, ecco, per tante cose, per i ragazzi. Ecco, soprattutto una volta che risolviamo il problema del lavoro, probabilmente toglieremo anche altri problemi in questa città. Sì. Io parlo poco comunque. Senta, sono un poco imbarazzata. No, ma qui all'Arenella invece come si vive? Insomma, discretamente. Si potrebbe vivere ancora di meglio. Ci sono dei servizi che andrebbero migliorati secondo lei? Ci sono tante cose, soprattutto l'immondizia che abbiamo dietro le spalle. Guardi che c'è. E quindi auguriamoci che ci possa essere un po' di novità quando arriverà un nuovo sindaco. Certo, e chi è questo sindaco? E lo dobbiamo scegliere noi, poi vedremo fra quelli che ci saranno, spero che saremo bravi a sceglierne uno buono che fa gli interessi della gente. Certo, io penso pure. Cosa vorrebbe lei per Palermo, un sindaco nuovo oppure un politico come gli altri anni? Ma secondo me la cosa migliore è che il sindaco, se lo potessi fare io, sarebbe una bella cosa, così risolverei i problemi subito di tutti. E farei della Sicilia, di Palermo, una cosa grandissima, perché noi qua a Palermo abbiamo tutto, non ci manca niente, però siamo solo in mezzo alla munnizia. E questo mi addolora molto, perché ho girato io tanto il mondo. E quando vengo a Palermo dico, cavolo, sto tornando a Palermo. E quindi questa cosa non mi piace, anche se sono palermitano e amo troppo Palermo. Certo, se avessi una bacchetta magica e oggi potessi risolverne uno di questi problemi che ha Palermo, a quale penseresti per primo? Il lavoro, l'immondizia, come hai detto, il traffico o tanti altri problemi che ci sono? Ma Palermo è tutto un mistero, è tutto da fare, no. Per esempio abbiamo Palermo, abbiamo la Sicilia, siamo staccati dall'Italia e abbiamo una terra d'oro, però non ne sappiamo approfittare. Ecco, anche il turismo dovrebbe essere incentivato, questa è una cosa, magari si parla solo di lavoro eccetera, ma incentivare, come dici giustamente tu, il turismo, creare strutture che possano fare conoscere meglio tutte le cose belle, come ricordavi, della nostra città, creerebbero ovviamente ancora lavoro.
È normale, facendo le strutture giuste però. Ancora io sono andato a Ustica 55 anni fa, perché purtroppo ho tanti anni, 80, 100, non mi ricordo quanti anni ho. E Ustica 55 anni fa, quando io ci andavo alla barchetta, perché arrivava la nave, si scendeva con la barchetta. E comunque Ustica è rimasto come 55 anni fa, anzi molto peggio. Vedi, le nostre isole, tutte le nostre isole sono un disastro, e parliamo di turismo, ma il turismo come lo accogliamo? Certo. Che non sappiamo come rubarli prima, non abbiamo niente. Vai in Croazia, non andando lontano, vedi che turismo che hanno creato in Croazia, perciò loro sì e noi no.